Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, avrei voluto tanto farvi vedere l'aggiornamento pre-vita ecologica, ma purtroppo a causa degli avvenimenti che stanno succedendo in questi giorni in America è stato deciso di posticipare l'uscita dell'aggiornamento a oggi, 3 giugno, alle ore 19. Questo episodio chiaramente è registrato prima ed esce anche prima, quindi sarebbe proprio impossibile avere chiaramente l'aggiornamento, quindi lo vedremo nel prossimo episodio, nel gameplay di venerdì. Ci diamo un'occhiata, vediamo un attimo le nuove funzionalità. Detto questo, come potete aver visto, nuova copertina, perché oggi a tutti gli effetti cominciamo con Ruben. Ho deciso appunto di... ogni generazione sarà a sé, nel senso dipende quando finisce la generazione prima, ma la copertina la cambio quando la nuova generazione, quando finisce la generazione vecchia e inizia la generazione nuova. Lo scorso episodio Piper ha raggiunto il vertice della carriera, che era l'ultima step che ci mancava per quanto riguarda i suoi incarichi generazionali, e quindi in questo episodio cominciamo a tutti gli effetti con Ruben. E adesso leggiamo il regolamento per la generazione rossa. Il regolamento lo trovate comunque linkato in info box e niente, leggiamo. Allora, generazione 2, rosso. Da bambino avevi tutto ciò che desideravi, ma ora che sei un adulto pensi solo al lavoro e ti concentri poco sulle tue relazioni. Infatti non riesci a impegnarti in nessuna relazione romantica, non hai tentazioni materialistiche e il tuo cuore appartiene solo al tuo unico figlio. Tratti: testa calda, snob romantico. Aspirazione: amore romantico seriale, carriera politico. Regole: raggiungere il livello 10 della carriera di politico, completare l'aspirazione di amore romantico seriale, avere solo un figlio, sposarsi solo in età anziana e lasciare un sim all'altare o poco prima del celebramento delle nozze. E quindi queste sono le regole. Allora, noi avevamo già iniziato chiaramente, per esempio con i tratti, li abbiamo messo in ordine cronologico, testa calda e snob, quindi quando diventa giovane adulto dovremo mettergli romantico. Abbiamo già cominciato con l'aspirazione di romantico seriale, dobbiamo andare a un secondo appuntamento, ma ci siamo. E chiaramente adesso andremo avanti con la sua aspirazione e le competenze che voi mi avete detto gli servono per la carriera di politico, finché appunto non diventerà adolescente, no scusate, adulto, giovane adulto, e allora cominceremo anche con la carriera di politico. 4 giorni, quindi nel prossimo episodio tecnicamente dovremmo riuscire a festeggiarlo, quindi insomma dai, neanche male. Adesso lui vive ancora con i genitori perché è adolescente, però appena diventa giovane adulto io lo trasferisco. Allora, togliamo pure le decorazioni visto che la festività è finita. Inutile dirvi che Piper è stata rapita dagli alieni non appena sono entrata in gioco. Ormai ogni volta che io entro in gioco lei viene rapita. Piper, avete visto, l'abbiamo mandata in pensione alla fine dello scorso episodio. E quindi niente, cioè stiamo con lei finché Ruben è a scuola e poi ci dedichiamo a Ruben. Allora, qua è finito l'evento, io terrei il nanetto, quello alieno qua. Boh, lo metto lì. Ma questi due sono uguali? Non so cosa potrei farmene di questi due, ma mi sento quasi in dovere di tenerli. Non so perché. Sì, sono pure uguali poi. No, sono simili, non sono uguali. La posa cambia. Vabbè, lasciamoli là intanto. Allora, sono le 5 e un quarto di venerdì, quindi in realtà oggi lui va a scuola, ma domani passiamo tutto il tempo con lui. Già lo scorso episodio avete visto, siamo andati in appuntamento con Yuki, si chiama, sì, che è la sosia di Piper, come l'abbiamo soprannominata. Ha lo stesso colore di capelli della madre, la cosa è abbastanza inquietante, se mi permettete l'espressione. E inoltre volevo, siccome volevo fargli conoscere, come si chiama? Oh cavolo, si vede che sono stata via. Prima o poi mi verrà in mente. La Morgan, eccola qua,
Morgan Fires, volevo entrare nel club dei rinnegati, magari ci proviamo dopo scuola. Perché sennò adesso mi chiedono di fare il raduno, ma fra un'ora abbiamo scuola. Quindi o lo facciamo dopo scuola o al massimo domani, scusate, ho sbagliato a premere. Ok, allora Piper, tu diventerai casalinga. Vabbè, lei ha ancora parecchio spazio di movimento per quanto riguarda la vita. Bene, allora, tu invece di aiutare tuo figlio a fare i compiti, vieni a ripararmi il water, così mi acquisisci competenza necessaria per migliorare questo letto qua. Ma tanto, ora che ci arrivi, facciamo in tempo veramente a morire. Allora, vai a scuola. Vai a scuola. E gli mettiamo stringi a nuove amicizie. Stringi amicizie. Lui cosa sta combinando? Ma basta con sta bambolina voodoo. Cioè, ma poveretto. Poi teoricamente anche lui più tardi dovrebbe andare a scuola. A scuola a lavorare, vabbè. Non ce la faccio. Questo l'ho trovato fuori. Però volevo vedere che cosa succede se lo trasformo. Visto che adesso a lavorare non ci andiamo... Oh là là! Che carino, ci sta benissimo. A lavorare non ci andiamo più. E abbiamo tutti... no, gli attrezzi, le invenzioni che abbiamo fatto in laboratorio. Non vedo l'ora di avere il nuovo inventario. Pensavo addirittura di ingrandire il laboratorio e metterle. Magari lo faccio finito di registrare l'episodio e ve lo faccio vedere nel prossimo episodio, perché sono stata via per il ponte del primo di del 2 di giugno, no, del primo, del 2 di giugno, e sto registrando di sera, tornata da un paio d'ore per farvi avere l'episodio, quindi non ho avuto propriamente tempo. Quindi facciamo così, poi vabbè che magari dopo andiamo via, devo fare anche la casa di Ruben, però almeno magari lo vediamo. Per quanto riguarda la casa di Ruben, Arca non ha neanche sistemato la lavatrice dallo scorso episodio, che vi ricordate era tipo difettata. Vabbè, pazienza. E pensavo di farlo vivere in città. Non so, ditemi voi se l'idea vi può piacere. Allora ragazzi, 14:57, ho deciso di non registrare quello che stava facendo Piper, perché non ha fatto assolutamente niente. Quindi a un certo punto ho interrotto la registrazione, più che altro perché sarebbe venuta fuori una roba noiosissima. Nel frattempo lui a scuola ha conosciuto Luna Villareal, Sofia Bjørgsen e anche lui. Lui. E quindi pensavo questo weekend che potremmo avere un appuntamento con una delle due. Chiaramente prima dovremmo magari conoscerle un attimo, quindi veniamo un attimo a darci una calmata, giusto per così non cominciare già a litigare con le nostre possibili conquiste. Piper, che aveva fame da brava bambana, ha preso la roba di carne. E tu vieni a calmarti in un altro specchio, perché la tua prostata regge, mentre la sua uretra no. Quindi meglio che finisci di sistemarti qui. Mamma, per favore, non mettermi l'ansia, vai via. E metti nel... Ah, eccolo là, alla fine, ok. Teso, poveretto. Allora, prendi gli avanzi e guardati la TV. E dopo invitiamo una delle due a casa. Non mi guardi la TV? Perché non mi guardi la TV? Guardami la TV. Perché non mi guardi la TV? Ambaraba, cicicocò. Tre civette sul comò. Che facevano l'amore, anche se non è quella originale. Non mi ricordo come dovrebbe essere. Con la figlia del dottore. Il dottore schiattò. Ambaraba cicicocò. Ok, usciamo con Luna. Chiaramente il dottore non schiatta, mi piaceva di più così, suonava meglio. Perché tu non vuoi venire a guardare la televisione? Allora, Don è rientrato. Vieni qui, mio caro Don.
Ho acceso anche il termo perché adesso sta cominciando a essere freschetto. Chiamiamo Luna. Magari chiamiamola adesso, prima che arrivi mezzanotte. E che mi risponde, sono a letto! Vabbè, bello, chi è che non appoggia un piatto sospeso nel vuoto? Piper, Piper. Se devi dormire, vieni a letto almeno. Hai chiacchierato? Mamma mia. Mamma mia, amiconi per la pelle. Dai, un'altra telefonata. Però forse... Ah, no, invitala qua perché sennò l'appuntamento non ce la faremo mai a farlo. Forse è meglio se, appunto, passiamo un po' di tempo con lei. Invita ad entrare. Dal vivo, intendo. Che almeno magari alziamo il livello di amicizia più facilmente. Allora, ci guardiamo il ritorno a casa del... Cos'era? Cane sperduto? Beh, bella lei che circunnaviga il problema uscendo dalle porte di casa. Allora, cominciamo a chiacchierare, sempre che lei non mi zittisca, perché è una di quelle che vuole sapere la trama del film. Tanto, papino, vai a letto anche tu. Ah, guardate lui come si appropinqua. Si appropinqua. Impara a conoscere. Se non so se il loro livello di amicizia crescerà a un punto tale da chiedere l'appuntamento. Ullala, romantica! Cantiamo della festività della notte brava. Vedete anche lei, sì, ma anche tu cosa canti? Che schifo! Addio. Proviamo a fare di nuovo una conversazione profonda slash impara a conoscere. Romantica. E ci manca il secondo tratto. Riusciamo a sapere il secondo tratto? Scusi. Eccolo qua. E dopo voglio anche sapere la carriera, solo perché voglio che mi si riempia il quadratino lì, non per altri motivi. Ecco, lui è esausto ma vuole fare i compiti, vabbè. Dai, chiediamole di andare via. Perché sono le 23:23 e sono esausto. Insomma, tutto sommato abbiamo alzato l'amicizia. Possiamo eventualmente invitarla qui domani. E, come si dice, chiederle l'appuntamento in un secondo momento, cioè sempre magari domani. Chi è che mi disturba a quest'ora della notte? 3:20. Cioè, non si disturba Piper, non a sta ora almeno. Allora, Piper, oggi è sabato, quindi fai sì la casalinga, ma in maniera contenuta. No, questo tu non lo puoi mangiare. Cos'è che puoi mangiare? Le frittelle, queste sì. Yes, formato famiglia. Ah, it's a big day today, Ruben. Ah, il playboy qua. Beh, degno figlio di suo padre comunque, eh? Cioè sembra quasi che nella mia challenge sia proprio stato fatto apposta che lui fosse figlio di Don Lotario, no? Vabbè, facciamolo dormire ancora un pochettino. Tanto non è che deve andare da qualche parte. Ok, ho capito, non ce la posso fare. Non occorreva dirmelo così, si poteva dirlo anche in maniera un po' più carina. Ah, questo lei tipo è mezza nuda. Dove stai andando? Ah, a nutrire i nostri piragna, perché direi che sì, qualcuno dovrà pur farlo, io mi dimentico ogni volta, quindi Piper è l'unica, ecco. Dai, vieni. Che livello sei? A che livello sei? Livello 4, ciaone. Ho detto ciaone? Ciaone!
Allora, mi sbaglio a premere. Invita nell'otto, invita un club a uscire insieme. No, invitiamo nell'otto attuale, poi proviamo a chiederle l'appuntamento se riusciamo a alzare il livello di amicizia. Alle 8 del mattino, chi è che non viene in casa degli altri alle 8 del mattino? Direi, ma ti piaccio, fai tutta la i. Ok, allora, qui non c'è, non ancora, ok. Magari, che dite se ci sediamo sul divano? Vedete che lei mi va sempre fuori casa? Com'è sta cosa? Com'è sta cosa? Fatemi capire. Andiamo invisibilio per diventare grande. Ah, vedete che alla fine non siamo neanche riusciti a completare quei due punti. Vediamo se riusciamo adesso. Che poi lei è anche carina. Dove vai? Lei, dicevo, è anche carina. Quindi devo veramente cominciare a fare proprio il... Ah, infantile lei. Ok. A fare il super mega playboy. E là là, battuta di abbordaggio audace, dai, finché sei nell'estro. E là là, ma c'è cascata subito, c'è proprio bam. Chiedi un appuntamento, guardate com'è stato facile, è bastato una battuta di abbordaggio audace, presa, subito. Noi andiamo a fare il nostro appuntamento poi. Boh, non ne ho la più pallida idea. Allora, dove andiamo, dove andiamo, dove andiamo? Io lo farei andare in città, l'altra volta siamo andati al karaoke. Andiamo al lounge Mira Stelle, che c'ha un'aura romantica e sembra che siamo un po' adulti, no? Facciamo i finti grandi. Ok, siamo arrivati. Siccome io ci tengo alla mia accompagnatrice e non voglio che lei prenda freddo, le chiedo se mi fa vedere i suoi abiti per il freddo. E dopo me li cambio anch'io. Ok, sì beh, pare una poaretta proprio. Allora, veniamo a sederci qui, visto che piove. Speriamo solo che non ci sia Yuki, che non arrivi, perché sarebbe veramente una sfiga pazzesca. Allora, siediti e parla col sim accompagnatore. Ci siamo, dovrebbe anche darmela. Beh, si sono alzati. Ok, quindi cade a pennello. Dobbiamo raccontare una storia. Buffa, ci sta. E flirta con il sim accompagnatore mentre sei flirtante. Al momento non lo siamo flirtanti, quindi possiamo tirare dritti. Ci ficchiamo anche una battutina. Salve, può andare via che sono nel bel mezzo di una cosa? Grazie. No, non va via. Speravo che magari essendo gentile lei sarebbe andata via. Mi sbagliavo di grosso. Allora, conversazioni profonde. Dov'è? 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 Eccola qua, una. Ma lei non vede che siamo nel bel mezzo di qualcosa? Ma non gliene frega niente a sti sim. Cioè proprio... Allora, conversazione profonda. Dobbiamo farle due. Tenta di sedurre. Ma vai via! Ma porca miseria. Ma porca di quella miseria. Facciamo una cosa sexy. Tenta di sedurre. Qual è? Non lo so. Non di... Ullala! Sì, sì, sì. Ullala! Siccome alla fine della fiera dobbiamo avere 5.000 fidanzate, io le chiederei anche di diventare la mia fidanzata. Tenta di sedurre, eccolo qua. Che è l'interazione questa. Ma cosa? Ma avete visto il movimento di bacino? Raga, ma cos'era? Ma io non l'ho mai vista questa interazione. Ma cosa mi sono persa finora? Oh mio Dio, raga, vi giuro, sta sclerando malissimo. Allora, alziamo ancora un pochettino la loro relazione. Dai, voglio rivederlo. Voglio rivederlo. E voglio che lo vediate bene anche voi. Se stessi zitta, magari.
Ah, no? Lo sto sclerando malissimo, raga, ve lo giuro. Non avete neanche un'idea. Ok, facciamola diventare la nostra fidanzata. No, non più, ha cambiato idea. Ma no! In modo che siamo già avvantaggiati nel punto, nei punti dopo. Quella, guardate la relazione come si è alzata. Beh, possiamo anche levare l'interazione con lei. Amoreggia con Luna. Per amoreggiare devo sedermi da qualche parte, non mi ricordo mai. Amoreggia nella categoria romantico. Par di sì. Tipo se ci sediamo qua, sotto la pioggia, come nei film. Come nei films. Eccolo qua. Quella là! Che playboy! Adesso cosa vuoi fare? Flirtare, ok? Eccolo qua. Dai in piedi se si flirta, eh? Rigorosamente in piedi. È che ste fidanzate le perdiamo tutte quando lui diventa giovane adulto, adesso che ci penso. Vabbè, insomma. Dobbiamo fare un po' di casino, quindi. Facciamo casino. Quanto manca alla fine dell'appuntamento? Un'oretta. Ok. Possiamo cantare col karaoke anche con te, se ci stai, no? Abbiamo fatto anche con quell'altra, con Yuki. Basta solo, Ruben, che stai attento a non chiamare lei col nome di quell'altra, o viceversa con le altre. Grandissimo. Chissà che premio abbiamo vinto per questo appuntamento. Appena arriviamo a casa guadagniamo. Guardiamo, ok, abbiamo completato la prima parte dell'aspirazione, il primo punto. Ora abbiamo appuntamenti a go go, conseguire il livello 4 di carisma, già ci siamo, e dare 3 primi baci, ce ne manca uno. Ok, la canzone è finita, io ti ringrazio per l'appuntamento, ma ora me ne vado a casa. Allora, non so se in registrazione si è visto, ma mentre stavo andando via è arrivato un messaggio da parte di Yuki. Ho saputo che hai stretto amicizia con Luna Villarreal, è una tipa proprio in gamba. Cos'è che dice? Adesso la lettera non me lo ricordo. Sarebbe stato proprio da dire, non solo l'amicizia. Monellaccio. Vabbè, comunque ho pensato che se anche perdiamo le amicizie... Non le amicizie, le relazioni amorose che abbiamo con le ragazze adolescenti adesso, cioè quando diventiamo giovani adulti, loro non risultano più fidanzati se la ragazza resta ancora adolescente. Quindi tecnicamente nel conteggio finale dell'aspirazione non dovrebbero contare. Però se anche non contano, vabbè, lui ha fatto le sue esperienze, no? Bisogna pure iniziare da qualche parte. Oppure, volendo, si potrebbe, fatemi sapere voi nei commenti, che io le invecchio, cioè le faccio diventare giovani adulte. In modo che rimanga il conteggio e possiamo andare avanti. Magari ad farle avere delle relazioni con lui. Oppure no. Fatemi sapere voi se preferite che magari invecchio solo quella che sarà alla fine la madre del figlio futuro e futura moglie. Oppure no. E ci arrangiamo con le giovani adulte che troviamo in giro. O se magari faccio invecchiare anche qualche adolescente, giovane adulta, giusto per aggiungerla al mix. Tutti in camera, mi raccomando. Ok ragazzi, allora, ultime cose poi concludo. Come vi dicevo, dopo allargo un attimo il laboratorio, ci infilo in mezzo anche tipo il portale, l'antenna e le altre invenzioni, in modo che insomma rendiamo il laboratorio un po' più completo. Oh signore, abbiamo Yuki fuori dalla porta. Guarda Yuki, sono esausto, sono stato male tutto il giorno, non posso proprio salutarti, ho paura di attaccartela, porta pazienza, disse mentre gli cresceva il naso a mo' di Pinocchio. E niente ragazzi, io direi che adesso lui termina i compiti e io posso salutarvi. Ok,
Io ragazzi vi lascio qua per questo episodio, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!